Anche quest'anno, il secondo sabato del mese di febbraio, oltre 4.000 farmacie italiane aderiscono alla giornata di raccolta del farmaco per donare un farmaco a chi ne ha bisogno. Un'iniziativa che è nata 18 anni fa e che ha visto come risultato la raccolta di quasi 5 milioni di farmaci. Anche quest'anno si ripete questa bella iniziativa con diverse farmacie sparse nella provincia di Agrigento. E molte persone già sono informate perché i mezzi di comunicazione ne hanno parlato in questi giorni. Le persone sanno che venendo qua possono dare un farmaco senza l'autorizzazione del medico, quelli che si chiamano farmaci da banco, e si aiutano molte persone che purtroppo non hanno la possibilità economica di portare avanti le varie difficoltà che ci sono durante la vita. E abbiamo visto che già da stamattina che molte persone vengono sapendo di trovare questa possibilità di donare, quindi vengono apposta per fare questo servizio. Consigliamo sempre i farmaci che possono essere a lunga durata, ad esempio le tachipirine, i farmaci per la tosse, qualche collirio decongestionante, ma diciamo sempre che conviene donare qualcosa per i bambini soprattutto, quindi molte volte usiamo gli sciroppi e le gocce proprio per uso pediatrico. Sono contentissima di aderire a questa iniziativa che per me è veramente lodevole, infatti ho la possibilità di poter aiutare persone che hanno qualche difficoltà in più, diciamo, rispetto a me che magari sto, diciamo, benino. Quindi insomma partecipo con grande piacere, veramente, perché ce ne dovrebbero essere, anzi si dovrebbe fare molto più spesso questa iniziativa, secondo me, perché chi sta bene deve aiutare chi sta un po' meno bene di noi. Anche quest'anno il solito appuntamento che esiste ogni anno a proposito della giornata per donare un farmaco a chi ne ha bisogno. Voglio precisare che questa manifestazione è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Questi farmaci successivamente saranno dati agli enti, ovviamente, che sono convenzionati con la Fondazione del Banco Farmaceutico, che sono circa 1.700 e rotti, ovviamente. E inoltre voglio aggiungere che le farmacie già di per sé hanno contribuito volontariamente con un contributo, ovviamente in soldi, che hanno versato liberamente al Banco Farmaceutico.